Eccoci, siamo tornati su De Camerette, Camera d'Aria, e oggi abbiamo con noi Letizia Pezzali. Ciao Ciao. Letizia, e per parlare del suo libro che è uscito da poco, Amare tutto per Einaudi Stile Libero, eccolo qui. E, è un libro dal quale mi sono lasciata proprio trasportare perché ha un ritmo incalzante, è un ritmo che ti tiene l'attenzione, te la sostiene, insomma, e quasi sembra andare verso il thriller, no? Parte con uno scenario molto, se vogliamo, rassicurante. Questa provincia, questo interno borghese fatto di piccole cose, di bambini, di incontri con le mamme di scuola, eccetera, per poi addentrarsi in altri anfratti. E spesso è proprio così, no? Che succedono le cose, cioè magari dietro lo scenario più rassicurante, ci sono poi tutta una serie di desideri, di non detti, anche di insoddisfazioni che magari non emergono, però ci sono. E appunto è un libro che parla molto di desiderio femminile, soprattutto poi c'è un incontro che avviene prima in sogno che non nella realtà e che accende questi desideri che magari appunto erano sopiti, no? E non è la prima volta che tu ti concentri su questo tema, comunque sul tema del desiderio, che è un tema anche molto difficile, secondo me, da affrontare e da portare avanti all'interno di un romanzo, di una narrazione. Volevo sapere quali sono le autrici, gli autori che secondo te lo hanno fatto o lo fanno in modo che, insomma, ti piace. Dunque, sì, il desiderio è sicuramente uno dei miei temi, era presente nel romanzo precedente in Lealtà, che addirittura si apriva con l'incipit di Lealtà, era il desiderio non si impara, ognuno tira fuori quello che ha. Questo era, e qui porto avanti, in realtà era un romanzo dove si parlava di una persona che viveva sola e isolata in una grande città. Qui si parla invece di un contesto piccolo, di provincia, una famiglia, quindi non c'è la solitudine, diciamo, evidente, no? Però ci può essere anche molta Però c'è la solitudine. solitudine all'interno delle relazioni, no? Quindi è una solitudine di tipo diverso. Desiderio, fra l'altro, secondo me, matura spesso all'interno della solitudine, e matura all'interno, in realtà, sì, della solitudine in senso positivo, anche come immaginazione, no? E invece all'interno dell'isolamento, che è la faccia, il volto negativo della solitudine, matura con violenza quasi come protesta, no? Diciamo, gli esempi letterari di questo tipo sono ovviamente numerosissimi, trattandosi, diciamo, sia la solitudine sia il desiderio, trattandosi di temi centrali nel romanzo, da sempre. In questo libro in particolare, direi che per la parte relativa proprio all'espressione letteraria del desiderio della fisicità, io mi sono così sentita vicina a un autore che non immediatamente ci fa pensare a questo, che è Fenoglio,
un autore fondamentale per me proprio all'interno della letteratura italiana, conosciuto per i suoi romanzi di ambientazione partigiana naturalmente, ma in realtà all'interno di questi romanzi c'è sempre una dimensione di desiderio. Sono personaggi spesso che hanno fatto, nel caso per esempio della Paga del Sabato, no? Hanno fatto il partigiano e si ritrovano a vivere una vita normale. Questo è un tema che mi piace tantissimo, l'idea di avere vissuto qualcosa di intenso e poi di ritrovarsi per esempio catapultati all'interno di una normalità, una quotidianità del dopoguerra, nel caso di Fenoglio. Questo personaggio, questo ragazzo che ha vissuto appunto l'esperienza intensissima, violenta, no? Anche fisica e violenta, anche del pericolosa proprio dell'essere partigiano, e che si ritrova invece a dover andare a lavorare nel dopoguerra alla fabbrica del cioccolato, no? Perché i genitori lo spingono ad andare. E qui all'interno di questa compressione che il personaggio vive, matura un desiderio fortissimo di fuga. Intanto di fuga dalla fabbrica del cioccolato, perché appunto lui il primo giorno in cui deve andare via a lavorare non ci va. Ma forse il desiderio è un po' sempre, no? Un desiderio di fuga, un desiderio di qualcos'altro rispetto a quello che si ha. Sì, diciamo che il desiderio è spesso quando noi non esprimiamo noi stessi, che poi è difficilissimo in realtà, perché si parla spesso, no, di naturalezza, di essere se stessi, di vivere fino in fondo, ma in realtà uno innanzitutto dovrebbe sapere cos'è essere se stessi e chi è il me stesso, no? Ciascuno di noi sì, c'è un bellissimo gatto. Ciascuno di noi ha questa idea che esista, no? Un'identità, un me stesso che deve esprimersi, ma anche questo è un punto di domanda. Che cos'è che vogliamo esprimere? Nel romanzo c'è il personaggio di Lucia, che è quasi al limite della casalinga anni 50 per certi versi, no? Cioè è ambientato nella contemporaneità, quindi è una persona addirittura anche più giovane di me, perché nel romanzo lei è intorno ai 30 anni. E il libro è ambientato nel presente, quindi è anche un po' più giovane di me, eppure ha questa, lo dico nel senso che oggi non siamo No, ma necessariamente così inquadrati, no? esistono ancora. Esatto, invece esistono ancora queste realtà, soprattutto è una realtà mentale che uno si crea, magari poi parleremo anche del diventare genitori, eccetera, ma insomma questa persona diventa moglie, madre per scelta con il ragazzo che ha conosciuto alle superiori addirittura, quindi una relazione che si è l'unica relazione, cioè l'unica storia d'amore, no? Che viene portata avanti fino al matrimonio, poi due figli, addirittura lei ne vorrebbe un terzo, quindi ha questo desiderio in realtà di maternità, questo direi abbastanza sereno nel caso suo, quantomeno a livello di espressione di desiderio, ma appunto compresso poi invece dalla quotidianità, in fin dei conti, abbastanza ripetitiva, e soprattutto da questa provincia. A me piace molto pensare alla provincia, sia perché sono, in questo caso ci tenevo, insomma, io ho scritto Lealtà, che era un romanzo ambientato a Londra, quindi in una metropoli, e volevo invece tornare a una rappresentazione di provincia che c'è nel mio primo romanzo, L'età lirica, ma là è un romanzo di formazione con ambientazione molto molto tardo adolescenziale, quindi è uno sfondo diverso. Invece qua si va proprio nella provincia quasi universale, no? Cioè l'Italia è una collezione di province, no? Quindi soprattutto questo è quello che costituisce il territorio del nostro paese, ma in realtà la provincia è un concetto che ritroviamo in luoghi Dicono diversi. che te la porti dentro.
Sì, la porti dentro e in realtà è anche qualcosa di confortevole per certi versi, no? È un pensiero confortevole. Anche, secondo me, anche in senso positivo, perché può significare comunque un'idea di stabilità che poi oggi non esiste molto meno, no? Ma un ideale che avremmo di stabilità, di ordine, un'idea di ordine esistenziale o comunque di una serie di passaggi decisi Che però da è altri. anche molto claustrofobico questo ordine, nel senso che appunto poi la dimensione delle due protagoniste, in qualche modo, magari in Lucia è più accentuata, comunque appunto è una dimensione familiare, borghese, comunque di provincia, che poi effettivamente deflagra a un certo punto. E quindi prende delle vie che uno non si immaginava, perché evidentemente era tutto un contesto e un ordine che forse non bastava più, o forse non era mai bastato. Esatto, e la dimensione dell'ordine in realtà precede poi la storia centrale del romanzo. Io diciamo, c'è la casa di Lucia in città, che è questa villetta bianca, arredata perfettamente, tenuta in ordine, senza neanche pulizia, no? Anche amore in realtà in questa dimensione di ordine. E poi è la pianura, la città di pianura, quindi qualcosa di piatto, anche questo e le risaie, no? Il paesaggio del riso, che è questo, come lo chiama lei, il mare a quadretti, no? Non so se conosci il paesaggio delle risaie, ma sono. Molto poco in realtà. Sostanzialmente, cioè, sono queste, quando arriva la stagione in cui devono essere allagate ad aprile, sostanzialmente, viene ricoperto tutto di acqua e hai appunto questa visione ai lati, diciamo, magari della strada provinciale, e hai tutta questa distesa d'acqua, in realtà delimitata dai vari terreni, sono delimitati quindi a quadretti, appunto, perché ci sono i vari campi, no? Le varie risaie. Ma riflette, visualmente è molto, molto bello, perché ovviamente riflette la luce, poi vedi l'acqua che in pianura padana, in Lombardia, ovviamente non essendoci il mare. Però poi c'è la collina. Esatto, e poi invece c'è la collina, quindi nel romanzo c'è questo spostamento da questo paesaggio ordinato. Che però, se, lo possiamo dire, all'inizio del romanzo c'è l'esplosione in una fabbrica chimica, no? Quindi è un mondo ordinato che però ha delle caratteristiche Delle caotiche. falle Beh, anche. scusa, Delle falle, nel senso delle che falle, comunque. assolutamente, esatto. Quindi in realtà già vediamo, cioè l'inizio, in realtà più che l'incipit, l'inizio del motore della storia è che queste due madri. Cioè, essendoci stato questo incidente in una fabbrica chimica, immaginiamo uno dei tanti incidenti che purtroppo ogni tanto succedono, no? L'incendio nella fabbrica, nella discarica, no? E per qualche giorno la popolazione si suggerisce di stare in casa, tenere le finestre chiuse, le scuole vengono chiuse per qualche giorno, eccetera. Una situazione di questo tipo, quindi di allarme. Qua assomiglia in piccolo ovviamente anche un po' a quello che stiamo vivendo, cioè quando poi sconsigliano di uscire, tenere le finestre chiuse, vabbè, noi le dovremmo tenere aperte in realtà, però per dire, mi ha ricordato poi in alcune cose anche un po' quella situazione emergenziale, no, che tutti noi siamo in qualche modo chiamati a raccontare oggi. Sì, in realtà ci sono degli elementi in comune con quella che è stata poi l'esperienza, ovviamente molto più lunga del lockdown, no? In realtà è un po' un tema del nostro tempo, quest'ansia che deriva da fattori esterni, no? Che sia appunto l'incidente che inquina, no? E che quindi costringe, magari ovviamente su scala molto più piccola rispetto al lockdown, ma a isolarsi un attimo, adesso la pandemia, oppure Del le ansie. paneteo. Sì, le ansie, anche meteo, esatto, le ansie che abbiamo
avuto per anni e continuiamo ad avere per il terrorismo nelle grandi città, no? Cioè questi elementi esterni in qualche modo, che sembrano esterni, in realtà che sono legati profondamente alla nostra civiltà, no? Perché sono. Endemici e quindi sì, Esatto, e creano situazioni di ansia che si esprimono in modo diverso. Ovviamente il terrorismo nelle metropoli no, si esprime in modo diverso, il lockdown è un'altra cosa. In questo caso, appunto, le due donne decidono di salire in collina, o meglio, una delle due che ha questa casa in collina, questa villa, la invita e vanno. Con i bambini, no? Con l'idea l'aria buona, siamo tranquille qualche giorno, eccetera. Queste due donne non si conoscono in realtà così bene, sono un po' quelle conoscenze superficiali che si hanno con gli altri genitori, no? Della classe, dei figli, eccetera. E quindi non c'è un'amicizia, in realtà non sono due amiche, sanno molto poco l'una dell'altra. E quella, diciamo, la nostra protagonista, che è Lucia, questa donna, dicevamo prima, anni 50, molto diversa in realtà subito quasi a prima vista rispetto all'altra, che è una donna. Più alto borghese proprio, addirittura anzi di grande città, no? Perché vive nella città di provincia, ma in realtà viene da Milano, quindi c'è questo rapporto che conosciamo, no? Fra la provincia e le grandi città in Italia anche, no? Questo rapporto un po' conflittuale, no? Spesso c'è sempre, non lo so, appunto le piccole città padane con Milano, Roma con le città Napoli, no? Insomma, conosci questo tipo di dinamica, no? Dalla grande città arriva il caos, ma arriva anche l'ordine dell'alta borghesia, per esempio, a volte, no? O comunque di, soprattutto anche nel caso di Milano, di qualcosa che vuole avere un respiro più Forza. ampio, che poi sia vero o no, ma insomma, queste sono le aspirazioni. Ed è una donna così. Anche fisicamente le due donne sono diverse. Nel senso che una è la nostra protagonista, Lucia, è una donna attraente ma molto anche morbida, no? Una materna anche nella fisicità, quanto invece l'altra è quasi una modella, ma quasi in senso eccessivo, lunga, lunga, sta sottile, no? E anche in realtà forte fisicamente, pur nella fragilità delle braccia, no? Quindi immaginiamo una persona che fa molto sport, che è molto sportiva, tutto un altro tipo. Cosa hanno in comune queste due donne? Hanno in comune sostanzialmente il fatto di avere dei figli. Direi prima di tutto, nel senso che lei quindi l'essere madri, anche qui però in modo diverso, poi vedremo, però con ansie che poi si rivelano simili in certi momenti, quando entrambe desiderano andare a vedere se i bambini stanno bene, eccetera. Nello spostamento dalla pianura alla collina, succede qualcosa nello spostamento dalla città a questa villa che si trova vicino a un bosco non domato, quindi un bosco dal quale subito si ha la sensazione che possa arrivare qualcosa di Poi sorprendente. un maschio che inghiotte, no? Che un po' risucchia poi di Un po' fatto. risucchia le persone che invece Succedono anche. cose strane in questo bosco. Sì, Vabbè, adesso succede. non possiamo svelare troppo, diciamo. No, però diciamo che se entri in questo bosco qualcosa accadrà. Sai come entri, non sai come ne esci. Come ne esci? E in qualche modo Lucia vive questa esperienza abbastanza presto, diciamo nella prima metà del romanzo, in uno dei primi punti di svolta della trama, quando dal bosco esce quest'uomo che è conosciuto, in realtà non è uno sconosciuto, ma la proprietaria della villa lo conosce anche se non si capisce
si capirà, ma insomma non si capisce esattamente perché, Come, in che tipo che di rapporto termini si conoscono? esiste. Sì, perché quest'uomo è semplicemente così presentato come il proprietario del mini market di paese dove vengono venduti i prodotti e Eccomi, le due donne proprio vanno a fare la spesa, quindi. dice appunto semplicemente perché, ecco, in maniera molto immediata, se vogliamo, istintiva, quindi senza dietrologie, senza starci troppo a pensare, Lucia, appunto, questa donna un po' retrò, comunque molto attaccata ai figli, molto attaccata alla sua vita familiare, al marito, eccetera, si lascia così completamente andare nel giro proprio di poche ore con questo sconosciuto. E questo appunto è una cosa che mi ha incuriosita e non so quanto poi sia possibile, quanto sia realistico, perché poi insomma dipende anche un po' dai contesti, dalle situazioni, però appunto essendo un incontro che avviene in un'altra dimensione rispetto a quella in cui vive la protagonista, forse è proprio questo essere altrove che rende possibile l'immediatezza di questo incontro. Sì, è un po' come quando, se vuoi, si va in città scolastica. C'è un elemento, no, questo per fare una battuta, ma insomma c'è No, sicuramente. per dire che uno poi alla fine smette a un certo punto di Sì, andare in c'è un difficoltà. elemento, in realtà c'è un elemento adolescenziale anche a un certo punto, in questi personaggi che non sono per nulla adolescenziali, perché sono appunto le madri, la provincia, la borghesia, eccetera, ma. Questi matrimoni che poi alla fine fanno schifo. Sì, sono matrimoni che per forza di cose, sì, nel senso Finiscono che per non fare schifo. c'è niente, è il matrimonio, questo lo possiamo dire, di Lucia è molto, ha elementi fortissimi di ambiguità, di amore odio, di affetto odio, io direi, più che di amore, c'è cioè una forma di affetto, una forma di consuetudine. Ma c'è consuetudine anche perché stanno insieme da un sacco di anni, da quando erano al liceo, ma c'è una forma di odio, addirittura a un certo punto di repulsione fisica fra queste due persone, quando il marito, più avanti nel romanzo, i mariti delle due donne salgono in collina e lì la situazione poi ad un certo punto deflagra proprio. Proprio che debba Sì, e lì c'è appunto. l'elemento in cui quasi mi viene da dire quel Carnage, no? Il testo teatrale di Yasmina Reza, che poi è stato Pollock. fatto il film di Polanski. Ah, sì. Sì, no, sì, figurati, sono, diciamo, c'è un'affinità una sorta di esplosione, no? Finale che sembra arrivare, poi non vogliamo fare spoiler, quindi non lo facciamo, però insomma si crea una situazione estrema quasi di violenza fisica, poi si vedrà come si chiuderà questa violenza. Ma appunto il matrimonio qua di Lucia è molto insoddisfacente. È insoddisfacente probabilmente perché sì, è un rapporto che dura da moltissimi anni e sappiamo che i rapporti che nascono nell'adolescenza non necessariamente Sono proseguono con destinati, diciamo, ad successo. andare avanti. Sono difficili, però secondo me non è solo quello, perché fin dall'inizio a un certo punto viene descritta come è nata questa storia d'amore, insomma, questa relazione. Fin dall'inizio ci sono in realtà fra i due, anche soprattutto a parte di lei, degli elementi di repulsione, tant'è vero che c'è questo tema del marito brutto, no? Il marito di Lucia, lei spesso si interroga se sia addirittura brutto e arriva a
a parlarne con l'altra donna, no? Della bruttezza del marito. In realtà, quando il marito viene descritto fisicamente qua e là nel romanzo, non è che sembri proprio completamente repellente, cioè una persona normale, ma agli occhi di lei, Evidentemente non ha quelle caratteristiche, cioè agli non ha occhi di lei non ha le quella cattiva. caratteristiche. Cioè, potrebbe essere un uomo che se incontriamo per strada diciamo, boh, mi sembra normale, ma agli occhi di lei, evidentemente, per qualche ragione, si è caricato di... Perché non è, probabilmente non è quello che lei ha desiderato, cioè non rappresenta quello che è il suo ideale addirittura di ragazzina, Maschio. di maschio, di ragazzina, perché lei appare a un certo punto in realtà molto fissata con l'idea della bellezza. Anche fisica maschile, che invece viene rappresentata un po' da questo altro uomo Massimo, che pur essendo più anziano di lei, anche del marito, pur essendo piuttosto arruffato, neanche tanto diciamo pulito, non lo so, quando esce dal Al bosco, insomma. bosco. È tutto sporco di terra, eccetera, pur non essendo presentato benissimo, evidentemente ha delle caratteristiche fisiche che per lei sono importanti. E di nuovo siamo di fronte a una descrizione di un uomo che, ripeto, magari alcuni immaginano, riescono a immaginare come molto bello, ma magari altri no, altri potrebbero dire: ma questo è un uomo bellissimo che dovrebbe essere Massimo, a me non sembra proprio così bello, perché Infatti, in diciamo, realtà qui siamo poi nel discorso della soggettività, di quanto esatto, ma questa poi. soggettività nel romanzo viene mantenuta sia nella descrizione, io ci tengo abbastanza alla descrizione anche fisica, in qualche modo che non deve mai arrivare dritta, no? Io cerco sempre di farla arrivare per dettagli, per gesti, no? Cioè non necessariamente dire tutta la descrizione, anche perché è impossibile descrivere in quel modo fotografico, è quasi sbagliato nel romanzo, non so se sei d'accordo, ci si arriva. Arrivano dei dettagli che quindi poi Si arriva per sguardi, no? Si arriva per sguardi quasi del lettore sui personaggi, del lettore guidato da chi scrive, no? E quindi tornando appunto a questi matrimoni disastrosi, anche il matrimonio dell'altra donna, che insomma mi sembra proprio sia addirittura i limiti così del matrimonio di un po' di convenienza, un po' del mi dovevo sposare perché dovevo fare una figlia, perché è carino fare, perché sta bene, no? Diciamo, è la maggior parte dei matrimoni che Sì, io ovviamente non entro, diciamo, nell'indagine sociologica. sociologica perché non è il romanzo, però sicuramente ci sono, insomma, un tema molto presente, quello dell'insoddisfazione, dell'errore anche, dell'errore nell'aver scelto la persona con cui stare, nel caso di Lucia, e dell'incapacità di ammettere questo errore. Io credo che lei per Capacità lungo di ammettere questo errore che però a un certo punto diventa lampante, nel A un senso. certo punto tu puoi anche dire, nascondere a te stesso gli errori, ma a un certo punto esplode in qualche modo, no? O esplode perché prendi una decisione, oppure esplode in questa maniera improvvisa. Infatti il rapporto che nasce, l'attrazione fisica istantanea con quest'uomo, che può apparire appunto quasi in una dimensione da sogno, no? Quasi eccessiva. In realtà, se noi lo pensiamo calato nell'ambito di una compressione totale della persona, dell'io, dell'identità, come quella di Lucia, in realtà ci appare invece plausibile, perché spesso queste persone che hanno compresso tutto sono le persone che poi agiscono per colpi di testa improvvisi, che Sì. possono essere il caso del tradimento proprio così improvviso, fino ad arrivare addirittura alla violenza fisica, magari in certi casi, per carità, che non è il caso Comunque, qua, però. diciamo che per molto tempo io ho pensato anche a Revolutionary Road di Richard Yates, nel senso dell'insoddisfazione e del desiderio. Per Sì. molto tempo si sono occupati gli uomini, cioè sono stati loro a raccontare magari anche l'insoddisfazione o il desiderio femminile, mentre invece è soltanto in una letteratura più recente che troviamo autrici
che raccontano o in prima persona o in terza persona questi sentimenti, queste emozioni che le donne di fatto provano. E soprattutto poi riguardo al desiderio e a come anche la realizzazione di un desiderio fisico può spesso risultare deludente. Abbiamo visto per esempio questo racconto virale Cat Person, no? Che diciamo, racconta in maniera molto chiara e molto immediata, nel senso arriva al lettore come appunto poi il desiderio nasca anche così all'improvviso, senza una ragione precisa, e come però a volte può anche la realizzazione di questo desiderio può essere appunto una catastrofe. E quindi ecco, è interessante proprio secondo me questo passaggio di prospettiva, cioè vedere come alcuni temi sono stati trattati e continuano a essere trattati da autori maschi, e però diciamo nello stesso tempo c'è adesso un contraltare che prima invece per lungo tempo non era un po' precluso perché di fatto erano argomenti e temi più scomodi o che appunto non si riteneva che un'autrice donna potesse affrontare con sincerità, con immediatezza. E per cui ecco, io sono stata molto contenta, diciamo, di leggere questo tuo affresco e lo trovo molto appunto realistico proprio anche appunto nel raccontare questa realtà familiare che diventa asfittica a un certo punto, claustrofobica e necessariamente poi deve aprirsi a qualcos'altro. Credo che sia un punto assolutamente ben centrato anche con le varie diramazioni legate alla maternità e quindi appunto il diverso tipo di attaccamento, quanto poi l'essere madre comunque impegni una parte di una donna che però di fatto non si esaurisce in quella funzione, magari anzi ha bisogno di altre vie di fuga o di altre derive. Eh sì, il desiderio contiene sempre una possibilità di fallimento, no? Come tutte le cose che fare, no? Il fare, il far accadere, contiene la possibilità del fallimento. Il non fare, il non desiderare, il fatto di conformarsi non contiene in maniera aperta questa possibilità, contiene la possibilità invece della frustrazione, no? Ma per desiderare bisogna anche essere disposti poi a fallire. Quando noi abbiamo una relazione con una persona che è la persona dei nostri sogni, magari poi questa persona non è quella dei nostri sogni, però se non proviamo non lo sapremo mai, no? Quindi il rischio. Fondamentalmente io tendo anche sempre a vedere le relazioni come una questione di rischio, una questione legata al rischio, al tema del rischio, del desiderio di prendersi dei rischi, per esempio. Sì, prego, Beh, scusa. il nostro tempo è scaduto, però appunto sono contenta di aver parlato con te di questi temi, del tuo libro che ricordo, Amare tutto, Letizia Pezzale, Naudi stile libero. Spero che le librerie restino aperte qui in Italia, almeno. Così dovrebbe essere, insomma, noi qui attendiamo i vari decreti, no? Che si succedono in maniera abbastanza vorticosa. Forse da voi lì le cose sono un po' più, tu sei in Lussemburgo, le cose sono un po' più organizzate. Ma sai, in realtà il paese è molto piccolo, quindi l'organizzazione è molto più semplice. Al momento
l'atteggiamento è, secondo me, potrebbe essere un pochino più restrittivo. Hanno avuto una prima fase in cui seguivano un po' il resto dell'Europa, adesso c'è un clima un po' di attesa, direi, nonostante i casi siano tantissimi, però questo dappertutto, capito? Vedremo, staremo a vedere. Nel frattempo leggete questo libro che ci può tenere compagnia in questo tempo di attesa. Ciao, grazie Letizia. Grazie. Grazie a Ciao. te. Ciao, ciao.